Buongiorno a tutti, lettori di Windows Blog Italia. Oggi, dopo l'annuncio delle 3 di ieri, possiamo finalmente provare Xbox One in streaming su PC. Questo significa che, ad esempio, avviando l'applicazione Xbox, ovviamente abbiamo la Windows Insider Build 10130, come potete vedere, possiamo avviare l'applicazione Xbox. Che a questo punto si collega già configurata con il nostro profilo e tra le console collegate, ovviamente adesso in questo momento la console è già connessa. Eccola qua, questa è l'Xbox e posso cliccare su Riproduci in streaming. In questo momento si sta collegando all'Xbox e voilà. Ho immediatamente qui sullo schermo del PC esattamente ciò che viene riprodotto adesso dall'Xbox. Ovviamente connettendo abbiamo connesso al PC, in questo caso su cui si vede poco, il controller per Xbox One, che è qua, altrimenti non funziona, cioè dà un errore, non lascia partire, e possiamo andare ad eseguire tranquillamente tutti i giochi. Tutti i giochi installati sulle console. Proviamo a far partire ad esempio Halo. Ovviamente su Xbox vediamo esattamente la stessa immagine del PC. Immagini molto fluide, quindi lo streaming in questo caso avviene tra l'Xbox collegata in wifi alla stessa rete del PC che però è collegato via Ethernet, ad esempio in questo caso, quindi non abbiamo problemi, come potete vedere anche a gioco caricato non c'è alcun tipo di problema. L'immagine è molto, molto ben definita e l'esperienza è molto fluida. Ovviamente faremo nelle prossime ore dei test con vari giochi per vedere appunto se tutto questo è effettivamente così, funziona così bene su altri titoli. Un saluto da Emanuele per Windows Blog Italia.